cominciare di dare anzitutto il benvenuto a tutti i presenti a nome dell'Associazione Atena Musica e di ricordare che Atena Musica è un sodalizio fra musicologi e storici della musica che condividono un interesse particolare per questioni di natura teorica e filosofico-estetica. L'incontro di oggi inaugura il ciclo delle conversazioni, iniziativa che è giunta al terzo anno e a cui teniamo molto perché incarna la natura dialogante dell'associazione, basata sul confronto fra i soci, quindi vede positivamente momenti come questi di confronto e di interscambio sulle rispettive ricerche. E al tempo stesso un momento aperto che si apre da sempre a rapporti esterni, perché è nostro piacere invitare relatori a intervenire su tematiche che ci impegnano e che ci affascinano. E al tempo stesso un incontro aperto al pubblico, perché questo è un incontro di lavoro, un meeting, che si tiene però non fra quattro mura, bensì fra tre, per così dire, perché al posto della quarta parete è presente un pubblico, è presente un uditorio, sia esso composto da addetti ai lavori, da specialisti o un pubblico generico. Consentirete di mostrarvi il calendario delle conversazioni del 2022, un calendario che potete trovare per intero online sul sito di Atena Musica. I primi due incontri si terranno online, mentre a partire dal terzo saremo ospitati nel Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna. Come già nelle edizioni precedenti, le conversazioni hanno un fil rouge, un macro tema che le accomuna in maniera trasversale e che viene declinato in maniera diversa da ciascun relatore. In passato ci siamo occupati del genere del discorso, dei generi del discorso musicale. Filo conduttore invece di questo ciclo, del ciclo 2022, sarà il tema dell'adattamento, le teorie e pratiche dell'adattamento. Per introdurre l'argomento, mi soffermerò un attimo su questa immagine. Si tratta di una tela di boccioli, Paolo e Francesca, un'immagine che non possiamo non mettere in relazione con la pagina di Dante, col canto quinto della prima cantica della Commedia, che come un tema e con le sue variazioni è qui immigrata sulla tela di boccioni, ma al tempo stesso migra nella pagina di Petrarca, in altre tele come quelle di Feuerbach, di Previati, sulle scene, nella Francesca da Rimini di Gabriele D'Annunzio, così come nelle partiture di Tchaikovsky, di Zandonai, eccetera. Ebbene, noi ci siamo chiesti che rapporto c'è fra il testo dantesco e gli altri, chiamiamoli così per comodità, per ora i testi derivati. Porre una domanda di questo genere porta a immaginare una visione della cultura come uno spazio dinamico, uno spazio intessuto da flussi di testi che generano fra loro dialoghi, intersezioni. Sappiamo che nessun testo è isolato nella cultura, ma è inserito in un reticolo, in una tradizione intertestuale, un reticolo di testi che si richiamano, che si rigenerano gli uni con gli altri. Questo dialogo intertestuale è costitutivo in alcuni generi, come la traduzione e come l'adattamento. La prima è, lo sappiamo, il processo che consente l'acquisizione di un testo alla sfera di una cultura, un testo proveniente da una cultura altra.
L'adattamento può essere definito invece come la generazione di nuovi testi di secondo grado, per così dire, a partire da un testo di primo grado, un processo che talora implica anche il ricorso ad altre forme mediali che fanno appello ad altri organi di senso. Per restare al nostro caso, mostrare il bacio di Paolo e Francesca non è la stessa cosa che narrarlo a parole o con i suoni. Per molto tempo la critica delle arti si è approcciata in termini spregiativi a fenomeni di questo genere. Il dibattito critico è stato monopolizzato da antitesi come autentico contro falso, originale contro derivato, fedele o infedele e così via. Queste categorie oggi ci sembrano obsolete, superate, e la potenza della tela di Boccioni è qui a dimostrarlo, sufficiente a dimostrare l'insufficienza di una nozione di adattamento intesa come riduzione peggiorativa di un originale, o al tempo stesso ci mostra l'inadeguatezza di una categoria di fedeltà, qualora volessimo assumere questa come metro di giudizio per prodotti di questo genere. Sentiamo l'esigenza di chiavi di lettura diverse, di modi di leggere i processi di adattamento ai loro prodotti più pertinenti, più aggiornati. E allora abbiamo chiesto per questo ai nostri relatori di interrogarsi su queste problematiche, di aiutarci a fornire delle risposte, a delineare delle ipotesi o anche solo a formulare in maniera pertinente il quesito scientifico. L'intervento di quest'oggi, l'intervento di Livio Marcaletti che sto per presentare, entra in medias res. Livio ci parlerà di opere, di traduzioni di opere dall'italiano al tedesco fra 6 e 700, che si prestano, mi pare di poter dire, a essere interpretate in chiave di transfer culturale e dunque di adattamento e di riscrittura. Prima di cedergli la parola, sarà sufficiente dire che Livio Marcaletti si occupa di opera italiana, francese e tedesca fra il XVII e XVIII secolo, si occupa anche di storia della prassi esecutiva, nonché di didattica vocale. Ha studiato musicologia a Cremona, si è dottorato a Berna, è stato borsista del Fondo Nazionale Svizzero per due progetti postdoc sulla tragicommedia per musica e generi misti operistici della prima metà del Settecento. Dal 2019 è ricercatore nell'Akademie der Wissenschaften, nell'Accademia delle Scienze austriaca, con un progetto quadriennale sul tema su cui oggi interviene, le traduzioni operistiche dall'italiano al tedesco nel 6 e 700. A questo punto io ho detto abbastanza, lascio a Livio la parola e grazie per essere qui. Grazie a voi, grazie Francesco per la presentazione, grazie per l'invito all'interno di questa serie di incontri. È un onore per me potervi far parte, come dicevo, anche se appunto non è una presenza fisica ma online. E quindi adesso dovrei essere in grado di mostrare, esatto, devo mostrare la mia presentazione. Per spiegarvi appunto come il tema di cui mi sto occupando ora può entrare molto bene, secondo me, nell'ambito del tema traduzione adattamento, come è stato introdotto da Francesco. Quello che vedete, ecco, scusate, questo è il titolo dell'incontro, appunto, traduzione, adattamento e scrittura nell'opera tedesca fra 6 e 700. Il mio scopo è quello di mostrare le diverse sfumature che questo concetto di traduzione può assumere, il punto di vista che io vi mostrerò è soprattutto un punto di vista librettistico, cioè su come libretti d'opera italiani vengono tradotti dall'italiano al tedesco in diversi modi, con diverse finalità.
fino ad arrivare a una riscrittura, diciamo, piuttosto ampia, con interventi piuttosto sostanziosi, ecco. Quello che vedete adesso è il titolo del progetto di ricerca che sto conducendo adesso all'Istituto di Kulturwissenschaften e Storia del Teatro dell'Accademia delle Scienze, e appunto, come vedete nel titolo, si allude a una dicotomia, cioè sia il termine translation, traduzione, che il termine rewriting, riscrittura, proprio per cercare di comprendere questo ampio ventaglio di possibilità. L'oggetto di studio di cui mi occupo, e che adesso mi consentirà appunto di farvi capire meglio di cosa parlo, sono traduzioni operistiche dall'italiano al tedesco, quindi queste sono la lingua di partenza e la lingua di arrivo, in un periodo storico piuttosto ampio, perché prende un secolo e mezzo, anche se in realtà appunto la prima parte del Seicento è compresa in maniera solo marginale, in una serie di centri operistici diciamo, prendono un ampio spettro del mondo germanofono del periodo. Abbiamo ad esempio Vienna, la capitale, diciamo, asburgica, abbiamo altre corti piuttosto rilevanti per il tempo, come la corte di Dresda o la corte di Braunschweig-Wolfenbüttel. Abbiamo città in cui invece il repertorio teatrale non si rivolge al pubblico di una corte, ma si rivolge a un pubblico più ampio di carattere, non solo aristocratico, ma anche borghese, come Amburgo e Lipsia. E uno degli scopi del progetto è non solo analizzare queste traduzioni, ma anche capire di più sulla figura del traduttore o della traduttrice. Ci sono casi rari, ma ci sono anche casi di traduttrici, perché anche nel mondo germanofono, soprattutto, la figura del traduttore non è unicamente e necessariamente maschile. Questa è una cartina per farvi vedere in maniera un po' così riassunta le concatenazioni, diciamo, la ricchezza di spostamenti, di transfer culturali, di spostamenti di questi libretti e di queste opere che circolano e partono appunto da centri italiani, ma a volte vengono scritte in lingua italiana già in origine nelle corti di lingua tedesca, ad esempio a Vienna o a Dresda. Abbiamo spesso opere che vengono cantate in lingua italiana e che poi vengono tradotte in tedesco in altri centri. Oppure vedete anche c'è Londra, perché una di queste, diciamo, queste linee di traduzione è costituita dalle opere londinesi di Handel, che vengono spesso poi tradotte e eseguite in tedesco ad Amburgo. Le fonti di cui mi servo sono, come le devo, i libretti principalmente, sono quelli che vi mostrerò più che altro nel corso del mio intervento, che mi interessano non solo per il testo in sé per sé, il testo cantato in sé per sé, ma soprattutto spesso anche per gli elementi partestuali, quali in particolare le prefazioni in cui i traduttori spiegano a volte come sono intervenuti, si scusano, vedremo anche a volte con il pubblico, per l'impoverimento linguistico, sintattico, stilistico che può conseguire dalla loro traduzione. Oltre appunto ai libretti, poi mi occupo in alcuni casi anche della parte musicale, quindi delle partiture, e oltre a queste due fonti, che sono quelle principali, è interessante anche analizzare la trattatistica, in generale la pubblicistica del tempo in cui i letterati discutono questioni relative alla traduzione. Le traduzioni nell'ambito di questo progetto io le ho divise, diciamo, a seconda di diversi criteri, per cui in particolare faccio una distinzione in, diciamo, una tripartizione, potremmo dire. Una cosa sono i libretti di sola lettura, che sono ovvero quei libretti pensati per un'esecuzione in lingua italiana, per cui l'opera viene eseguita in lingua italiana, ascoltata in lingua italiana, ma viene fornita una traduzione da leggere in tedesco.
Una traduzione può essere un testo a fronte, per cui con ad esempio a sinistra il testo in italiano, a destra quello in tedesco, a volte invece è un volume che contiene unicamente la traduzione in tedesco. Una seconda tipologia è la traduzione cantabile, che consiste appunto in un'opera che viene cantata in tedesco sulla musica originale dell'opera italiana. Questo è un caso non troppo frequente per questo periodo storico, appunto per il 600, la prima metà del 700, è molto più frequente nel periodo successivo, nel secondo 700, nell'800 e ancora nel 900, è tipico avere opere che vengono cantate nella lingua del luogo, ma mantenendo la musica originale del compositore. E invece in questo periodo l'abbiamo soprattutto per quei compositori che sono particolarmente, come dire, considerati così importanti, per cui non viene considerato onorevole quasi per la loro fama ricorrere alla musica di un altro compositore. Vi farò poi vedere velocemente un paio di esempi. Poi l'ultimo caso, che è quello cui poi entrerò in più dettagli, che forse ci interessa anche di più, è quello della riscrittura, cioè quello in cui il testo di lettura è in testo iniziale è in tedesco, possiamo però avere delle arie anche a volte in italiano e la musica non è la musica originale, per cui il processo di riscrittura riguarda sia la parte letteraria che quella musicale. In questo caso normalmente si attinge a un libretto di partenza, ma non se ne usa la musica correlata, per cui si ha un compositore che riscrive di sua mano sia i recitativi che le arie, ma appunto a seconda dei casi si può avere a volte un parziale riutilizzo di alcune arie originali, per cui si possono anche avere delle forme miste, cioè con una parte dell'aria in italiano, una parte dell'aria in tedesco e intonazione che invece è nuova. C'è addirittura un caso particolare, un caso non molto frequente, come un'opera di Telemann, l'Orpheus, che addirittura ha tre lingue, perché il libretto di partenza in realtà è un libretto francese, per cui alcune aree sono aree italiane perché magari derivavano da testi precedenti. I recitativi sono in tedesco e i cori sono in francese, per cui si possono addirittura avere dei casi non di bilinguismo ma di trilinguismo. Ora, negli elementi che appunto sono secondo me più interessanti da analizzare a livello di traduzione sono molteplici e dipendono anche dalla tipologia di traduzione che analizzo. Ovviamente gli aspetti metrici soprattutto sono interessanti nell'analizzare le traduzioni sulla lettura. La relazione tra testo e musica è chiaramente molto più interessante quando abbiamo delle traduzioni cantabili. Nei casi delle scritture abbiamo poi anche macro modificazioni, come un'aggiunta, un'eliminazione, la modifica di intere scene e personaggi, sono quei casi che non stavo più avanti, o una traduzione di elementi comici e satirici che non avrebbero più senso, diciamo, nel luogo di arrivo, nel nuovo luogo di esecuzione. E il concetto di rewriting che avete appunto visto nel titolo del progetto è un concetto che ho estrapolato, che ho derivato da un noto comparatista belga, André Lefebvre, che in un suo libro Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame cerca un po' di eliminare le barriere, i confini, le distinzioni troppo certosine tra diversi livelli di traduzione che tendono poi a escluderle, il concetto di traduzione quando si ha a che fare con delle traduzioni che coinvolgono, come dicevo ora, magari l'aggiunta di scene, una scrittura
di scenografia, un'aggiunta di personaggi, il cambio della comicità. Si tende a non considerare queste come traduzioni perché, soprattutto nel linguaggio comune, il concetto di traduzione è spesso legato a qualcosa di più o meno fedele all'originale. E contro quest'idea, Lefebvre, appunto, vuole usare il termine rewriting per cercare di evitare, come dice, absolves us of the necessity to draw borderlines between various forms of rewriting, such as translation, adaptation, emulation. Lui fa anche alcuni esempi nel suo libro, ad esempio, una riscrittura di una commedia di Aristofane fatta in Nigeria negli anni 60 del Novecento, per cercare di dire che anche questa è una traduzione, anche se in realtà la trama è adattata in maniera veramente con cambi radicali rispetto all'originale, però lui preferisce usare il termine rewriting per non appunto per dire ma questa è una traduzione per più un adattamento, quindi tendo a usare questo termine come diciamo come ombrello che coinvolge diversi tipi di traduzione possibili. Ora vi mostrerò un po' più in dettaglio appunto queste tre tipologie, in maniera un po' più veloce le prime due, per poi arrivare agli esempi proprio di adattamento e di riscrittura che mi interessa mostrarvi, perché sono quelli che mostrano meglio come le differenze tra la cultura di partenza e la cultura di arrivo portano alla necessità proprio di cambiare il testo. Nelle traduzioni di sola lettura, appunto, in realtà, come dicevo, il testo deve essere pressappoco quello di partenza, cioè non si possono avere queste modifiche, queste aggiunte e eliminazioni, perché deve rispecchiare quello che si sta eseguendo sulla scena. Però le differenze che si possono avere sono soprattutto di carattere metrico, sintattico, semantico. Dal punto di vista metrico, abbiamo principalmente tre tipi diversi di traduzione. Abbiamo una traduzione che è completamente in prosa, in cui appunto il traduttore non prova a riprodurre i versi iniziali dell'italiano o a usare versi tipici della metrica tedesca, e semplicemente sia i recitativi che le arie sono tradotti in prosa. Quindi è una traduzione che non ha anche una, come dire, non cerca di apparire come un libretto in poesia, semplicemente una traduzione d'uso. Un'altra possibilità, quella opposta, è quella di tradurre totalmente in versi, sia i recitativi che le arie. È una scelta che è ovviamente quella che si avvicina più a quella del carattere di libretto, perché i libretti sono sempre in versi, ma è una soluzione molto dispendiosa che richiede molta energia e molto tempo per il traduttore, per cui è una scelta piuttosto rara. Una soluzione intermedia è quella di lasciare i recitativi in prosa, perché sono la parte più corposa, a livello quantitativo dell'opera, e tradurre in versi solo le arie, che sono gli elementi musicalmente più interessanti e in cui anche l'aspetto metrico è più importante da mantenere. Questa è una tipica soluzione, ad esempio, per tutte le traduzioni che vengono fatte alla corte di Vienna, che vengono fatte in maniera sistematica. Qualunque opera, da Leopoldo II, Leopoldo I, negli anni 70 del 600 fino a metà 700, vengono sempre, ogni opera in italiano viene anche poi stampata in tedesco. E per probabilmente sveltire questo processo. C'è una domanda? No. Quindi si preferisce appunto adottare questa soluzione. Dal punto di vista metrico, se si cerca di appunto di tradurre in versi, sia che la cosa venga in maniera parziale o in maniera totale, ci sono due possibilità. Una è quella di imitare, cercare di imitare i meta italiani, quindi venendo incontro a quella che è la metrica originale e adattandovi un po' alla metrica tedesca, che in realtà funziona in maniera molto diversa da quella. L'altra possibilità è quella invece di utilizzare dei metri tedeschi disinteressandosi di quelli che erano i versi originali. E a seconda appunto di quello che si fa, si può ritenere anche diciamo, la traduzione più addomesticante o più straniante. Questi due termini vengono appunto dai termini domestication and colonization,
impiegati da Lawrence Venuti nel suo libro The Translations Invisibili del 95. Questa distinzione, la spiego velocemente, quando c'è una traduzione addomesticante è una traduzione che assume una forma che può quasi lasciar credere, se non si sa che è originato questo testo, che sia un testo originale, cioè che sia stato scritto in quella forma, per cui una traduzione anche in una forma stilistica fluida, leggibile. Una traduzione straniante, al contrario, è una traduzione che lascia l'impressione al lettore che il testo sia proprio il frutto di una traduzione, per cui la forma, a volte anche, come dire, la traduzione di certi sintagmi o di certi modi di dire, rimane vicina all'originale e suona poco idiomatica per la lingua di arrivo. Se applichiamo queste categorie alle traduzioni, appunto, dei testi di sola lettura, capiamo che, ad esempio, il fatto che una traduzione sia in prosa la rende già chiaramente come una traduzione in qualche forma straniante, perché il lettore non potrebbe mai immaginarsi che un testo di questo tipo possa essere un libretto, è chiaramente la traduzione di qualcos'altro. Se invece un traduttore decide di tradurre in versi, che sono versi che, secondo la metrica tedesca, vedendo solo quel testo lì, senza vedere l'originale italiano, uno potrebbe anche pensare che il libretto sia stato originariamente scritto in tedesco in quella maniera. E quindi sia una traduzione in realtà più addomesticante. Una traduzione invece che segue i metri dell'italiano si pone, possiamo dire, in un certo modo in mezzo, perché è comunque una forma in versi, però usa una metrica che non è quella della lingua di arrivo e quindi fa capire che c'è un testo di partenza e non un testo. In alcune prefazioni, appunto, come dicevo, i traduttori si trovano a dover giustificare le loro scelte. E questo avviene in buona misura soprattutto nella seconda metà del Seicento, perché è il periodo in cui si inizia a tradurre in maniera sistematica i libretti d'opera dall'italiano al tedesco, e proprio per il carattere di novità di questa operazione è necessario giustificarla agli occhi del pubblico. Vi riassumo velocemente quello che viene detto in questo testo. Si fa riferimento al fatto che, appunto, nella traduzione di questo lavoro ci si è serviti della possibilità di mantenere nella traduzione, in cui si usa il termine verdeutschen, per tradurre, cioè germanizzare, potremmo dire, mantenendo i metri, il contenuto e le rime, le endung, le finali dell'italiano. Per, come dire, far coincidere la materia e la forma in questo caso. Però, siccome questa cosa, lo scopo di questa operazione è solo, si dice, un'ombra, quindi è solo un'ombra del suo oggetto, ed è interessante vedere questa metafora, cioè la traduzione è l'ombra del testo originale, che è invece l'oggetto che getta quest'ombra. A causa di questo, appunto, chiede venia, per così dire, al lettore se appunto il testo non ha una particolare grazia, non ha una particolare bellezza stilistica, perché il fatto di dover rispettare la metrica e le rime originali ovviamente gli pone un sacco di limiti. Vediamo qui un esempio di questa traduzione, appunto. Preso un pezzo di recitativo dal primo atto, prima scena, e un'aria all'inizio di un'aria dal primo atto, quinta scena, e si può vedere che il traduttore cerca proprio di riprodurre nella prima scena, quindi nel recitativo, gli endecchi dei settenari dell'italiano, che non appartengono assolutamente alla metrica tedesca, che usava altri metri per i recitativi. Usavano metri giambici di diversa lunghezza, ma non necessariamente con queste lunghezze precise. Invece li prova proprio a riprodurli anche con le stesse rime, che è un'operazione complicatissima. Per cui se uno legge scandendo del bel regno cretense, tu pur sei meco erede, in schönen Kreta reiches in erben ja wir beide. E anche alla fine, l'ultimo verso, ad esempio, che è un endecasillabo, ti vacilla sul crin largo diadema, diviene Das Griechenland, die Schwank, dir, so die Krone, che coinciderebbe, cioè sarebbe quasi cantabile sul testo, sulla musica originale. Non è questo lo scopo della traduzione, perché è sulla lettura, ma
è una traduzione che potrebbe coincidere con una traduzione cantabile. Oppure dell'aria che ha anche dei versi sdruccioli, mostro terribile, furia invincibile e in amore infedeltà, che sono anche metri piuttosto regolari perché abbiamo due sdruccioli e un tronco di lunghezza diversa, riesce a riprodurre questa cosa in tedesco. Ein grausam Schreckenbild, ein grissem Höllenbild ist die Unbeständigkeit. Quindi utilizzando delle parole composte, inventandosi delle parole composte in tedesco, riesce a rendere i versi sdruccioli. È un'operazione rarissima, questo diciamo, librettista, questo traduttore potrebbe veramente entrare nella storia per un'operazione di questo tipo di cui non ho ancora ritrovato casi analoghi. È stato veramente un caso più unico che altro, cioè quello non solo di riprodurre le arie, cosa che invece avviene completamente, ma addirittura tutti i recitativi seguendo esattamente le lunghezze di 11 e 7 versi, anche nello stesso modo, diciamo, seguendo gli stessi accenti e le stesse righe. Quindi questo è un caso limite, diciamo. Un caso più frequente, come vi dicevo prima, come quelli della Corte di Vienna, dove le traduzioni erano prodotte in serie, come potete vedere nei quadri rossi vedete le arie, che sono appunto tradotte in versi, sono versi, appunto, è riconoscibile anche dal layout, si tratta di versi, vedete invece che le parti che sono chiaramente scritte in prosa sono i recitativi. Questa struttura, ovviamente, come vi dicevo, permette al traduttore di risparmiare un sacco di tempo, perché il testo che deve tradurre in versi è una parte tutto sommato ridotta del libretto. Queste traduzioni di sola lettura, quindi queste traduzioni diciamo un po' più vicine al testo di partenza, hanno degli scopi determinati, cioè perché vengono tradotte? Uno potrebbe pensare, beh, vengono tradotti per essere letti durante l'esecuzione, che è una spiegazione spesso naturalmente sensata, ma non lo è sempre. Se consideriamo l'esempio la corte di Vienna, è una corte per lo più italofona, soprattutto nella prima parte di questo periodo di cui parlavo, periodo di Leopoldo I, di Giuseppe I, alla corte si parlava italiano, tutti comprendevano l'italiano, per cui non avrebbe avuto troppo senso per il pubblico interno della corte una traduzione in tedesco, non avrebbero neanche tutta legge. Per cui mi sono posto in altre corti invece dove l'italiano non era così di casa, per così dire, era invece magari necessario fornire almeno una traduzione a fronte. Quindi ci sono diverse finalità. Una finalità è il tipo di pubblico, cioè in alcuni casi è proprio definito che la traduzione è per le donne. In questa prefazione del libretto di Carlo Fabricio di Apostolo Zenon Hasse per Dresda nel 1634, per il pubblico di corte, anche se qui è un pubblico un po' allargato, quindi non è proprio un pubblico così stretto come quello di Vienna, però comunque un pubblico aristocratico. In questa prefazione si dice, vi riassumo, che appunto queste le donne a cui si rivolge non devono aversene a male se egli ritiene di dover presupporre che la maggior parte delle donne, se non tutte, della mia von meinem Stande, quindi diciamo, della mia classe sociale, perché è di queste che parlo, non siano in grado di capire la lingua in cui è scritta questa opera. So bene che questa poi dice che non è magari particolarmente galante fare questa presupposizione, perché ci sono anche donne che in realtà si possono esprimere in lingue straniere, in italiano, in latino, in francese, però ritiene comunque di non poter presupporre questo per tutti, e quindi questa traduzione dovrebbe giovare soprattutto a loro. Si presuppone quindi che il pubblico maschile, per conto, abbia una formazione tale da consentirgli di comprendere questo. Un altro esempio è un'opera scritta prima per un'altra corte, la corte di Hannover 1690, una delle opere di Agostino Stefani, La Superbia d'Alessandro. In questo caso non abbiamo una traduzione completa del libretto, vengono semplicemente, il libretto è in italiano, l'opera è cantata in italiano, ma per ogni scena c'è un riassunto di quello che avviene. E questi riassunti, anche soprattutto all'inizio, c'è proprio un riassunto della trama, e vedete che solo in francese, c'è scritto questa cosa, perché questi riassunti sono sia in francese che in tedesco,
Explicaci un po' le dame. Quindi la spiegazione della trama è dedicata alle donne, partendo quindi dal presupposto che la loro formazione culturale, storica, perché qui si allude appunto a fatti storici relativi ad Alessandro Magno, forse non fosse equivalente a quella, come dire, degli aristocratici maschi e quindi necessitasse un'ulteriore spiegazione. Quindi una delle possibili finalità delle traduzioni è per un pubblico specifico che aveva, come dire, delle limitazioni linguistiche. Un'altra possibilità, che sto cercando di indagare è che alcune di queste traduzioni, ad esempio quelle della Corte di Vienna, che come spiegavo non aveva bisogno durante l'esecuzione di una traduzione per comprendere cosa stesse avvenendo, è che queste traduzioni in realtà fossero mandate ad altre corti con uno scopo, diciamo, commemorativo o di, come dire, per attestare ciò che era stato eseguito, per fare pubblicità, ecco, diciamo, di ciò che era stato eseguito alla Corte di Vienna. Abbiamo trovato casi di, ad esempio, libretti in traduzione spagnola e tedesca mandati a Madrid, e in una lettera l'imperatore stesso, Leopoldo I, scrive appunto For this much exemplar, quindi questa volta mando 14 esemplari con anche delle gravos come delle acque non delle acque forti delle incisioni esatto, ecco, delle incisioni perché questo libretto si poteva aprire, c'erano delle incisioni delle scenografie, quindi erano particolarmente anche, come dire, decorati. Tra queste vi mando anche due esemplari in tedesco, che può sembrare un po' strano per la corte di Madrid, ma perché c'era un Asburgo a Madrid che veniva da Vienna, quindi la sua madrelingua era il tedesco. E dopo dice, forse la regina capisce meglio il tedesco che l'italiano. Però appunto queste traduzioni vengono mandate a Madrid dove l'opera non viene eseguita, quindi ho l'impressione che siano più per qualcuno che legge a posteriori il libretto e non per qualcuno che stesse leggendo il libretto mentre veniva eseguito. Queste, a volte alcune di queste traduzioni hanno anche più indicazioni di regia, per cui mi viene anche il dubbio che appunto dovessero specificare cosa avviene sulla scena perché chi stava leggendo il libretto in tedesco non aveva la scena di fronte a sé. E anche l'uso dei tempi verbali è un indicativo, cioè il fatto che nelle prefazioni in italiano si parli dell'opera presente, l'opera che viene eseguita al momento, e in quella in tedesco se ne parla al passato, cioè come una cosa che è già avvenuta. Sono tutti elementi che mi portano un po' a questa idea. Passo ora appunto velocemente alla seconda tipologia di traduzioni, traduzioni cantabili, come vi dicevo. Hanno un testo in tedesco che viene cantato in tedesco. La musica non è musica nuova, ma è la musica originale, quindi dell'opera, come era stata cantata in italiano. Caso molto raro, ho trovato soprattutto casi relativi alle opere di Stefani, cioè scritte originariamente in italiano per la corte di Hannover e poi tradotte per Amburgo e per Braunschweig, cioè per teatri in cui c'è un pubblico non solo relativo alla corte aristocratico, ma anche un pubblico borghese che non aveva possibilità di capire l'italiano. C'è un solo traduttore per tutte queste opere, c'è questo Gottfried Fiedler che lavorava alla corte di Braunschweig, che era particolarmente esperto evidentemente di traduzione dall'italiano al tedesco e quindi si prende questo incarico. C'è un altro caso di Rinaldo di Handel, che viene eseguito ad Amburgo con la musica originale, ma in tedesco. E appunto perché questi casi? Probabilmente perché Stefani e anche Handel avevano una tale fama per cui forse non si voleva, come dire, modificare, toccare la loro musica. E questo anche lo dice Fiedler in una delle prefazioni, perché la musica è così bella che non si sono azzardati a toccarla, quindi toccano solo il testo. Il che però ovviamente comporta a lui tutta una serie di problemi perché è facile da eseguire per tutte le, diciamo, caratteristiche metriche e anche la corrispondenza con la musica, ovviamente questo è del lavoro di
Quindi questa è la seconda tipologia che è un po' più limitata dal punto di vista quantitativo, ma è interessante vedere come questa cosa viene appunto eseguita al tempo. L'ultima tipologia, che è quella appunto a cui adesso voglio rivolgere, sono queste riscritture che vengono fatte soprattutto dalla Gänsemarktoper di Amburgo. Si tratta di un teatro pubblico, do un po' di dati molto velocemente, gestito da diverse figure cittadine, un mix di aristocratici, giuristi, musicisti. Il modello del teatro è un modello veneziano, Girolamo Sartorio è appunto l'architetto che progetta questo teatro. All'inizio questa iniziativa del teatro pubblico non viene accolta con un'anime approvazione, perché soprattutto dal punto di vista teologico ci sono delle remore, cioè se il teatro d'opera sia una cosa, appunto, non sia una cosa troppo licenziosa. Alla fine, dopo grosse discussioni teologiche, questo teatro viene qua approvato. È importante rilevare però che, perché spesso quando si parla di teatro cittadino si tende appunto a considerare il pubblico solo come pubblico borghese, ma ricordiamoci che è un pubblico misto, cioè c'è anche un pubblico aristocratico e vengono anche eseguite opere celebrative di nobili o addirittura dell'imperatore. Quindi non è semplicemente un teatro per un pubblico, diciamo, di origine più bassa o di origine più umile, è un teatro che accoglie diverse classi sociali, per cui ha delle parti magari che si rivolgono meglio ad alcune e parti che si rivolgono meglio ad altre. I soggetti sono soggetti di vario tipo, abbiamo soggetti biblici, soprattutto all'inizio, soggetti di carattere mitologico, anche soggetti di eventi contemporanei legati ad esempio alla città stessa o a eventi avvenuti altrove. Ad esempio, il Masaniello Furioso di Rainer Kaiser è un caso piuttosto noto nella letteratura che si occupa di questo periodo, perché si parla appunto della rivoluzione avvenuta a Napoli con Masaniello, quindi di fatti avvenuti qualche decennio prima. Non è una cosa particolarmente comune per i libretti d'opera di questo periodo. Di solito invece traggono come dire, materia da storia antica o storia medievale, ma non storia così recente. E in più ci sono elementi di cui poi vi mostrerò un esempio di farsa locale in dialetto locale, Plattdeutsch, cioè appunto il dialetto che veniva parlato ad Amburgo. Quindi anche qui abbiamo casi di plurilinguismo. Possiamo avere arie in italiano, arie in tedesco e a volte anche recitativi o arie con qualche parte in dialetto. Qui vi faccio vedere solo velocemente alcuni dei librettisti che lavorano in questo teatro, che sono per lo più giuristi, avvocati. Questo possiamo vedere anche un parallelo con altri teatri del tempo, ad esempio appunto l'opera veneziana del Seicento, in cui molti dei librettisti sono ad esempio attivi come avvocati. E i libretti, appunto, questi librettisti non scrivono sempre libretti di loro pugno dall'inizio alla fine. Ma si servono spesso di libretti italiani, anche probabilmente per risparmiare un po' di tempo e poterne produrre in maniera abbastanza rapida. I libretti sono per lo più o di origine veneziana, perché sono magari vecchi libretti veneziani, oppure appunto possono venire da Hannover, come dicevo, in questo caso però si mantiene anche la musica, oppure anche da Vienna. I casi che vi mostrerò sono libretti viennesi, in cui però la musica non viene mantenuta e si lascia appunto riscrivere l'opera sia recitativi che le arie a cappellmeister locali che lavoravano per il piano. Queste sono una lista diciamo di cappellmeister che lavorano durante appunto l'attività della Gänsemarktoper. Vedete anche nomi un po' più noti come Rainer Kaiser e Philipp Telemann soprattutto e appunto poi vi farò ascoltare anche un esempio di un'opera di Kaiser, del Crisus. Sì, di questo abbiamo un po' già parlato, quindi adesso forse lo salto. E ora vi mostro due casi specifici in cui appunto vi faccio vedere come il librettista, insieme al compositore, si trovano a modificare, quindi proprio ad adattare l'opera in una maniera per cui una scena o un personaggio viene aggiunto o cambiato. Il primo caso è quello della lanterna di Diogene,
che è un'opera che è stata scritta a Vienna all'inizio del 1674, con libretto di Niccolò Minato, che è il poeta di corte, e musica di Antonio Gradi, che era il principale compositore per le opere di corte di quegli anni. È un libretto a soggetto filosofico, si parla di Diogene il cane, si parla appunto di questo filosofo che era famoso per andare in giro con la lanterna e cercare l'uomo, ed è questo che appunto ritorna, questo ritornello che ritorna più volte nel corso dell'opera, cioè Diogene che si avvicina a vari personaggi nel contesto della guerra tra Alessandro Magno e il re persiano Dario, e tende a, come dire, a smascherare la falsità dei personaggi politici che girano intorno ad Alessandro Magno. Questo è un libretto scritto per, come dire, la stagione del Carnevale e che ha un intento satirico all'interno della corte stessa. In quegli anni, soprattutto questi libretti a tema filosofico, servono, come dire, alla corte, all'imperatore per degli attacchi satirici a membri della corte che, come dire, non si comportano nella maniera in cui l'imperatore vorrebbe. L'imperatore era una persona piuttosto clemente, Leopoldo I è famoso per questo, però insomma sembra che cercasse di togliersi dei sassolini dalla scarpa attraverso delle allusioni che vengono fatte in maniera non troppo diretta nei libretti, ma attraverso delle chiavi che in alcuni casi si possono riconoscere da lettere o da altri elementi. Si può capire a quali personaggi corrispondano, quali reali personaggi politici del tempo, ad esempio Alessandro Magno era Leopoldo I, il re Dario sarebbe Luigi XIV, che era il suo nemico in quegli anni, poi ci sono altri generali di Alessandro Magno che corrispondono a membri della corte imperiale che si comportano in maniera un po' ambigua. E quindi in questo contesto Diogene è colui che smaschera, diciamo, le falsità politiche che girano intorno a lui. Ora, capite bene che tutto questo apparato satirico trasferito qualche anno dopo ad Amburgo, di fronte a un pubblico non solo aristocratico, interessa probabilmente non più di tanto al pubblico. Per cui in questo nuovo libretto di Christian Eichpostel con musica di Jorge Accordi si devono operare delle modifiche. Questo è l'argomento del dramma che adesso vi ho un po' riassunto. Questo Diogene cinico, appunto, che gira con la lanterna nel contesto della guerra tra Alessandro e Dario. Invece, nella prefazione a Diogenes Chymicus, si allude appunto al fatto che la traduzione in realtà è un adattamento, è quasi un pezzo completamente nuovo. Appunto, vi traduco velocemente quello che c'è scritto. Questo pezzo è stato eseguito, presentato con un grande applauso alcuni anni fa di fronte a Sua Maestà Imperiale con il nome La Lanterna di Diogene, ed è alla base di questo pezzo presente, che non è stato semplicemente tradotto, ma si è presa la materia che si riteneva conveniente e si è modificata a piacere, si è aumentata o diminuita, quindi si sono aggiunte delle cose, si sono tagliate, come la cosa appare evidente a chi getterà, come dire, un occhio a questo lavoro. Per cui l'ultima frase dice: con buon diritto che si può partire, come dire, dal presupposto che si tratti di un pezzo completamente diverso. Quindi partiamo dal concetto di traduzione per dire in realtà è un pezzo completamente diverso. Troviamo infatti degli elementi satirici che non hanno niente a che fare con quelli che ci sono nell'opera viennese e che non avrebbero neanche potuto esserci. Ad esempio, la satira verso i costumi sessuali. In questo caso c'è il personaggio di Doisbe, che è un personaggio che non esiste neanche nell'originale italiano, che viene aggiunto e appunto Diogene si rivolge a lei e dice appunto la critica per il suo atteggiamento, anche il modo di vestirsi, di toccarsi, un po' troppo discinto. E la reazione di questa Doisbe è abbastanza piccata, quasi si trova a insultare appunto il filosofo. E questa è una grossa differenza rispetto all'opera italiana, perché nell'opera appunto scritta per Vienna, quando Diogene critica qualcuno, quella persona tende, come dire, ad accusare il colpo.
Mentre in questo caso Doisbe reagisce in maniera piccata, insulta il filosofo. Per cui questa critica nei suoi confronti, che lei rigetta, dice: tu dici perché sono una donna e sono vista in questo modo che io debba essere appunto una sciacquetta, una sgualdrina, ma se tu vedi chi mi circonda, in realtà troverai persone che sono come dire, false, che appunto si basano sulla leggerezza dei sensi, sull'essere ipocrite, sull'essere false. E quindi dice: che ti preoccupi di me? Non vedi che intorno a te c'è di peggio? Quindi c'è una reazione, come dire, a questa satira che non si trova nell'originale italiano. Un altro elemento di satira è nei confronti di costumi che si stavano diffondendo ad Amburgo in quegli anni, che spesso hanno un'origine francese o comunque un'origine straniera, ad esempio il consumo smodato di vino e tabacco. In questo caso c'è una scena tra Diogene e il suo servo Limo. C'è Limo, appunto, il servo, veramente il servo buffo, che appunto ha una pipa e sta fumando la pipa e ha una bottiglia di vino in mano. Si rivolge appunto a Diogene, al suo padrone, e dice: ecco, vedi, mio padrone, cosa c'è? Questa è una pipa con tabacco e questo è un calice pieno di vino. E Diogene lo manda via e dice: ma non senti che odore, vai via. Ma signore, dice in realtà, diciamo, le due cose funzionano molto bene assieme, cioè il sapore dell'una cosa viene esaltato dall'altra. Poi Diogene mi fa notare che ovviamente il fumo fa male, che questo ovviamente poi rende anche la bocca, come dire, un ricettacolo di cose poco igieniche. Limo invece dice che in realtà è una cosa molto, molto salutare e aiuta contro il catarro. Diogene invece dice che non è una buona cosa per un uomo, per un mensch, per una persona che si possa definire tale, rende tutto appunto la bocca e la gola un tale ricettacolo di fumo e di mancanza di pulizia, e alla fine Limo dice: beh, devo dargli un po' ragione, ratto a fuola in piscineresse. Quindi queste discussioni di vita quotidiana sono ovviamente anacronistiche per il contesto della storia greca in cui sarebbe impiantata l'opera. E questo elemento satirico si ritrova poi anche in tante altre opere, per cui è proprio un marchio, diciamo, caratteristico di queste opere amburghesi. Che però si viene a instaurare su un tessuto iniziale che ha un'origine completamente diversa. Potete anche ben capire che alla corte di Vienna scene di questo tipo non sarebbero state pensabili, alla corte molto castigata di Vienna, discussioni su costumi sessuali o su cose di questo tipo non sarebbero state pensabili. Un altro caso con questo mi avvio poi lentamente alla conclusione, è il caso di una sovrapposizione di diversi livelli di commedia, un livello di commedia un po' più alta e un po' più bassa. Abbiamo anche qui un modello viennese, il Caeso, appunto sempre di Minato e Draghi, che poi viene riscritto vedete, in diverse, come dire, in diverse riscritture, tra 1684 e l'ultimo è 1630, con un libretto, quello di Lucas Bostel, che viene messo in musica addirittura da due diversi compositori. Le prime versioni sono quelle di Furch, quelle dell'84 e del 92, le seguenti, sono a cui poi mi riferirò, sono quelle di Rainer Kaiser del 1711-1713. Poi in questo caso abbiamo, soprattutto è interessante vedere il personaggio buffo, questo Elcio, che diventa Elcius in tedesco, che utilizza un linguaggio che non avrebbe potuto utilizzare a Vienna. In questo caso sta parlando di due amanti che ha appena visto nella scena precedente, li chiama Civette, Gufi, Eulen. Vedi come appunto i gufi, noi diremmo forse più le colombe che tubano, in questo caso si usa invece per questo riferimento ai gufi, alle civette. Dopodiché fa una tirata in cui dice che secondo lui un cavaliere, una persona d'armi, che appunto si occupa di fare a pezzi, di squartare persone, quindi compiere atti crudeli, non dovrebbe, come dire, dedicarsi all'amore. Però nel dire questo utilizza tutta una serie di parole che sono parole assolutamente volgari, come Hurensohn,
figlio di puttana sarebbe Erzquion, Arciquoglione, Hur sarebbe ancora puttana. Quindi usa una serie di parole che ovviamente nell'originale italiano per Vienna non sarebbero mai state potute essere usate. E invece per il pubblico di Amburgo sono tutto sommato accettabili. Anche se bisogna dire che ci sono casi di, come dire, anche di libretti ad Amburgo che a volte in fase successiva vengono un pochino censurati o alcuni elementi, soprattutto di carattere, con allusione sessuale, a volte vengono un po' ridimensionati. Però in questo caso vediamo che un registro linguistico volgare non è considerato un problema. È anche interessante vedere, ad esempio, un uso, sempre rimanendo su un linguaggio più basso, del dialetto locale, come vi dicevo appunto l'uso del Plattdeutsch. Vedete che all'inizio parla in tedesco, in quest'altra scena è sempre questo Elchus che sta vendendo, diciamo si presenta come un venditore, urlando per strada e dicendo che tutta una serie di cose da vendere. Bril, 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 feder und tinte, quindi in questo caso occhiali, penna, doca e inchiostro, poi tutta un'altra serie di cose da vendere. Ci sono tre righe però in Plattdeutsch. Hier welche Schnelllichter davon holte künstliche Sekret machen wollte Burschwed, che semplicemente sta dicendo che vorrebbe vendere il segreto. Se qualcuno è interessato al segreto che rende il Burenschwete sarebbe come dire, il sudore di contadino che lo trasforma in oro. Quindi si tratta, come dire, di un tipo di alchimia del tutto inventato che in questo caso viene espressa in dialetto. Dopodiché ritorna al tedesco e appunto si trova a vendere un po' di tutto, tra cui mi è piaciuto inserire questa linea anche per riferimento a Bologna. Vende anche gute bolognese würste, che immagino sia la mortadella, però dovrei verificare quando la mortadella è stata inventata, però comunque si tratta di, se non è mortadella è qualcosa di vicino, insomma. E quindi fa parte, diciamo, degli oggetti che vengono venduti. Se abbiamo tempo, vi faccio velocemente sentire quest'aria che finito, poi mi avvio alla conclusione. Un attimo che devo aprire, perché ho anche la partitura da mostrarvi, la partitura della vecchia, diciamo, edizione, anche per capire quali elementi musicali venivano utilizzati, diciamo. Interessante, ad esempio, anche notare che mentre nelle opere italiane del tempo di solito la figura buffa tende ad essere un basso, nella maggior parte dei casi è un basso, non sempre, però insomma, soprattutto la figura del servo. In realtà in queste opere amburghesi di norma, adesso non direi magari in 100% dei casi, però di norma tende più ad essere un tenore. Sarebbe interessante forse fare uno studio più, come dire, sistematico per vedere se ci siano, veramente si possa parlare di una sistematicità appunto di. Però nella maggior parte dei casi che ho trovato sono effettivamente dei tenori. Ok, ora vi faccio ascoltare brevemente questo file di un minuto. Gold und Buren steht. Ring, 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 ring. Kommt ihr Herren, kommt zum Haufen, kauft um ein geringes Geld, was euch von dem Kram gefällt, oder ich muss weiterlaufen. Kaufen wir, was kaufen wir? Messer, Scheren, Kappen, Mürze, gute Bologneser Mürze, Pflaster, Balsam, Blasen, ring, ring. Heckelratz und weiße Falden, Zahne Pulver, Flecken Walden, Federn Tinte, Siegellack. Nadel, Moschus, Schmink und Zeifen, Turm und Buhr, Büchs und Pfeifen,
Quindi è interessante vedere che ovviamente da un certo punto di vista troviamo elementi che sono tipici anche delle aree buffe italiane, il tempo, ad esempio, uno stile parlante con appunto la ripetizione sulla stessa nota di molte parole, soprattutto quando si elencano gli oggetti in vendita. È interessante notare anche l'accompagnamento degli archi che è basato su motivi piuttosto brevi, ripetuti in maniera ossessiva. Dall'altro lato però il linguaggio musicale non è così banale, così semplice, perché anche se questi elementi, ci sono elementi di ripetizione della melodia, dall'altro lato l'armonia tende comunque a circolare un po', quindi non siamo sempre nella stessa tonalità, ci sono molte tonicizzazioni, insomma, per rendere la cosa meno ripetitiva. Quindi c'è questa, diciamo, dicotomia tra la parte melodica e tono. Presentazione per alle ultime battute. L'ultimo caso di cui vi accenno velocemente è quando si ha invece una scena, si hanno delle scene che esistono sia nel libretto originale che nella traduzione, a volte si possono avere delle modifiche di carattere stilistico. Ad esempio, questa scena di Villanelli, che nell'originale italiano ha dei toni petrarcheschi, quindi con riferimento al crine, che va sferzando appunto il fronte, i fiori del prato, la bella pastorella che sospira mi fa, l'auretta, la civetta, un linguaggio tipico appunto dei libretti del tempo. Quando viene tradotto in tedesco assume dei toni un po' più sensuali, un po' meno elevati. Ad esempio, solo per leggere le prime linee, man kitchen is a mädchen der jede weichen muss. Quindi, cioè, appunto si dice che la mia fanciulla è una gattina che è prima a tutti, quindi a cui qualunque altra ragazza è seconda in bellezza. Poi si parla di baci, quindi si riferisce ai baci, addirittura più tardi si dice das Kindchen hat in München so süß wie eine Nuss, quindi la ragazzina ha una bocchina, una piccola bocca, così dolce come una noce. Se si lecca questa bocchina, è buona come zucchero, quindi c'è un riferimento al senso del gusto e anche al senso del tatto, questi elementi possiamo dire proprio sensuali, riferiti anche ai sensi, sono assenti nell'originale italiano. Quindi vediamo che anche nei casi in cui il testo dice pressappoco le stesse cose, perché la scena è più o meno nello stesso contesto, è una scena pastorale, però il tipo di linguaggio che si usa non è un linguaggio tipico o petrarchesco o anche della tragicommedia pastorale del tempo, ma tende ad essere un po' più basso, forse perché la poesia tedesca del tempo anche non ha gli stessi punti di riferimento, non ha gli stessi paradigmi di riferimento, o forse perché appunto il pubblico di Amburgo si aspettava qualcosa di diverso. Arrivando dunque alle conclusioni di questo, appunto, questa mia panoramica sui diversi tipi di traduzione e adattamento, posso dire appunto che ci sono veramente diversi gradi di riscrittura. Abbiamo visto le traduzioni di sola lettura che tendono soprattutto a coinvolgere gli aspetti metrici e stilistici, le traduzioni cantabili che sono in realtà una cosa ancora rara e che richiedono anche appunto un certo grado di impegno da parte del librettista traduttore, per il quale non c'era ancora una tradizione al tempo, e poi c'è invece il livello proprio di adattamento, un po' più radicale in alcuni casi, con aggiunta, eliminazione, modifica delle scene, che abbiamo visto hanno diverse ragioni che sono soprattutto da ricondurre ai diversi contesti culturali di inizio e di arrivo, quindi del testo di partenza e di quello di arrivo, e che, come ho cercato anche di spiegare, non sono necessariamente dovuti a caratteri che oggigiorno definiamo nazionali, perché in questi casi di Amburgo si tratta di due città entrambe
che facevano parte dello stesso impero e senz'altro appartenenti a un'area germanofona, ma dal punto di vista della classe sociale e anche del contesto culturale di base, perché la corte di Vienna era comunque molto italofona, italofila, mentre Amburgo aveva altri tipi di riferimenti culturali, diciamo tutti questi fattori sono alla base di una serie di modifiche di cui ho cercato di mostrarvi alcuni esempi. Vi ringrazio per la vostra attenzione e sono disponibile, pronto per domande o approfondimenti. Grazie Livio, complimenti. Grazie di questa panoramica, come l'hai tu stesso definita. Ci hai dato tanti spunti, mostrando qualcosa che va decisamente al di là della traduzione. Traduzione si capisce che è parola limitativa per indicare dei fenomeni che comportano cambi di pubblico, cambi di funzione del testo, veri e propri slittamenti culturali. Vediamo un po' se fra i nostri ospiti ci sono delle domande, anzi sono certo che ne avrai sollecitate. Livio, innanzitutto complimenti, sono Lorenzo Matteo. Ti sento. Complimenti, una relazione meravigliosa che mi ha fatto pensare, ed è questa la più che domanda, è una considerazione che volevo sottoporre. Cioè, allora, questo meccanismo di adattamento e quindi di andare incontro a diversi pubblici e diverse sensibilità, diverse funzionalità, ci sarà di sicuro anche nel momento in cui l'opera italiana viene tradotta in spagnolo o in francese. Però mi veniva in mente questo: in realtà anche quando un'opera italiana passa da un teatro all'altro ci può essere questa, più che cambiamento, forse è un impoverimento di senso, è una parola forte con un'accezione negativa, però credo che se, che so io, al San Carlo si era scelta un, oddio, al San Carlo non tanto perché non è che esportasse più, prendiamo Bologna, ecco, Bologna si sceglie un'opera perché sappiamo che dietro alla scelta di ogni soggetto c'erano ragioni spesso anche di tipo politico, non solo legate alle esigenze dei singoli cantanti o delle contingenze artistiche, ma c'erano appunto dei sottotesti. Ecco, io credo che nel momento in cui da Bologna andava, che so io, a Bergamo, questa lettura che i bolognesi sapevano, ora bisogna capire anche quanto poi fosse evidente agli occhi del pubblico. Cioè, la mia domanda è: quanto conosciamo ancora del pubblico? Quanto sarebbe urgente scrivere una storia del melodramma a partire dal pubblico? È che il pubblico noi lo conosciamo difficilmente, perché non abbiamo testimonianze che non siano da trovare scartabellando miliardi di lettere, cioè non, è una cosa impensabile anche per un'equipe di studiosi, però sarebbe bello che progetti stupendi davvero come quello di cui ti stai occupando cominciassero a mettere questo problema, perché fino ad oggi vedo che ha prevalso una logica di uno sguardo su una prospettiva morfologica che è sacrosanta, però ecco, questo degli adattamenti ci porta nella sfera della storia delle idee, storia della cultura, storia della funzionalità verso un pubblico che secondo me dobbiamo conoscere sempre più. Cioè, la nuova frontiera ormai non è tanto lo studio analitico delle partiture o della morfologia, del rapporto libretto-musica, ma proprio questo. Quindi davvero volevo dire grazie perché avevo intuito che fosse così, però insomma, veramente complimenti, ecco. Grazie molte, posso solo dire che sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto. Innanzitutto su quello che hai detto, cioè che questi fenomeni appunto, di adattamento non avvengono solo tra una lingua e l'altra, ma possono avvenire anche all'interno della stessa lingua.
c'erano anche stati, conosco, c'è stato anche un progetto a Vienna recentemente sull'adattamento di opere comiche, di opere buffe a Vienna nel secondo Settecento, credo fosse quello il periodo. Quindi parliamo, insomma, non c'è una traduzione in tedesco, siamo sempre nell'ambito di opere italiane. Quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto che queste venissero. Credo nel caso ovviamente che ci sia anche una traduzione linguistica, questi elementi vengono amplificati forse, ma è chiaro che ci sono anche se si rimane nell'ambito della stessa lingua. Ma quello che dici lo studiare l'opera dal punto di vista del pubblico, anch'io sono perfettamente d'accordo che è una cosa che sarebbe molto interessante ampliare e prendere in considerazione per progetti futuri. Io per questo progetto appunto ho più scelto il punto di vista del traduttore, che è anche quello un punto di vista che fino adesso è rimasto in secondo piano. Sappiamo anche molto poco su questi traduttori del 600 e primo 700, per questo sto anche cercando di ricostruire un po' le loro biografie, o almeno quel poco che si riesce sulle competenze che erano richieste a loro. Per esempio, ho trovato su uno di questi traduttori, non l'ho trovato io, è stata la mia collega Andrea Sommermatis, che scartabellando un po' anni fa negli archivi, ad esempio, aveva trovato come dire, informazioni riguardo a come uno di questi poeti di corte tedeschi era stato scelto per semplicemente fare queste traduzioni solo lettura, un tale Josef Trill, che era stato scelto perché lui aveva studiato legge, ma aveva studiato legge nelle Marche, in Italia. Quindi, ed era anche bravo in poesia, se la cavava con la poesia, per cui ha detto: siccome è stato in Italia, capisce bene l'italiano e se la cava anche come scrittore in tedesco, è una figura ideale per fare da traduttore. Spesso questi traduttori, in effetti, hanno una formazione di parte giuridica, hanno spesso studiato diritto, perché era uno di quelle, diciamo, quei ambiti di studi che dava un background culturale ampio e anche una possibilità di comprendere altre lingue, il latino soprattutto, che spesso è anche la base per poi capire l'italiano. E a volte viene detto in alcune traduzioni, immagino che qualche lettore capirà magari un po' questo italiano perché sa il latino, però magari gli serve una traduzione più completa. Quindi è interessante secondo me anche dal punto di vista del traduttore, però concordo che sarebbe bello anche capire cosa il pubblico capisce, ma come dici anche tu, è un problema anche di trovare le fonti che ci permettano di fare questo. Grazie. In attesa di altri interventi, faccio soltanto una breve chiosa rispetto a quanto avete detto. Sono anch'io perfettamente d'accordo e vedo le due cose come strettamente correlate. La traduzione è sempre traduzione per un pubblico di lettori e i fenomeni di addomesticamento, di esotizzazione sono sempre commisurati a un pubblico ricevente. Il traduttore parla, dialoga con il pubblico della lingua di destinazione. E quindi in ogni impresa traduttiva c'è una ipotesi della comunità di lettori che riceverà questo testo. Quindi, seppure intendo qui il termine di traduzione in un senso ampio che si lascia ampiamente a sua volta traslare su quello di riscrittura, l'impresa traduttiva implica sempre a ogni momento un'ipotesi del pubblico e quindi l'osservazione di Mattei è perfettamente collimante, coerente con la tua ipotesi scientifica, Livio, perché ovviamente nella traduzione è già insito un pubblico che, condivido, andrebbe ricostruito, le cui competenze, il cui reticolo di testi, per metterla sempre in questi termini, andrebbe ricostruito. Non so se sei d'accordo con questa osservazione. Ad esempio, anche questa cosa a cui ho accennato del pubblico femminile è una cosa che mi piacerebbe approfondire. Purtroppo non ho trovato tantissime, diciamo, dichiarazioni così esplicite. Questa che ho trovato è la più esplicita che ho trovato, in cui
Proprio c'è una prefazione in cui ci si rivolge espressamente al pubblico femminile e ci si scusa per il fatto che si presuppone che non tutte, cioè, in realtà, che non tutte le donne capiscano. Dice, ma magari qualcuna capisce, ma io devo comunque tradurla per tutti. Vorrei infatti trovare magari altri esempi analoghi e capire anche quale, questo invece immagino che ci sia magari già negli studi storici, cioè su quale fosse la formazione delle aristocratiche, appunto delle nobili donne rispetto a, diciamo, ai corrispettivi maschili, per capire perché questo diciamo, décalage. In questa chiave, la cosa che mi ha incuriosito di più sono queste traduzioni pensate per libretti ad uso di lettura, come dicevi tu, no? Pensati per essere letti, che lasciano immaginare una circolazione, un mercato diverso, separato da quello dei libretti per musica, no? E questo è un aspetto che no, personalmente mi incuriosisce molto, però voglio lasciare spazio ad altre domande, se ci sono curiosità o osservazioni. Io volevo, infatti mi era venuta in mente questa cosa delle traduzioni in funzione del pubblico femminile, ma Livio, tu facevi riferimento ovviamente a quelle tedesche, ma perché penso per esempio a Stuttgart dove c'erano invece quelle francesi, no? Perché era un bilinguismo, come dire, quella è la lingua del canto, dell'opera, il francese è la lingua della cultura, perché poi era una corte comunque che era molto propensa a una direzione francofona. Però questo è un tema molto, molto importante, secondo me, perché a volte era solo quasi un vezzo, appunto, parlo del francese italiano, anche in corti tedesche, che sappiamo essere, come dire, andava da sé senza tante funzionalità. Invece questo del pubblico femminile è molto forte come cosa, anche perché spesso si parla di una cultura al femminile per il Settecento, dove le donne tenevano salotti intellettuali, quelle ovviamente aristocratiche, e invece io credo che sia una lettura un po' edulcorata e essendomi occupato in tempi recenti delle compositrici del Settecento, si vedeva che c'era un blocco a monte della formazione, anche di altissime aristocratiche, a meno che non fossero, che so, Amalia di Prussia, ma quella era su un'altra sfera. Però questo è un tema, secondo me, che potrebbe revisionare l'idea della cultura al femminile prima della nascita dei club all'inglese maschili, come esercitante un ruolo forte nel dibattito culturale. Cioè, pensiamo sempre a Madame d'Épinay o ad altre, ma forse invece erano eccezioni in una rete di intellettualità che era sempre declinata al maschile. Questo è un elemento molto forte. Ti invito a sondare perché finalmente porterebbe un po' di senso ai gender studies, ecco. Grazie per questa puntualizzazione. Prima volevo farti una domanda e poi una puntualizzazione sulle traduzioni francesi. Quando ti riferivi a Stoccarda, ti riferivi al periodo di Jommelli? Perché mi sembra in realtà di aver visto anche traduzioni in tedesco delle opere di Jommelli. Poi Dici magari tu, c'erano anche traduzioni francese. quelle prevalenti che ho visto per Jommelli e Sacchini, che è il periodo di cui mi occupo di più, sai, sono più Certo, scarti sì. avanti, però e sono quasi tutte in francese, ma ce ne sono anche in tedesco. E, oppure, per quanto un'altra sfera linguistica, Copenaghen, ho visto tanti libretti, anche là c'è, ovviamente, cioè il francese era, come dire, l'inglese moderno nostro, odierno, come funzionalità, e quindi c'era. Però ci sono anche, come no, in tedesco, sì. Ecco, mi chiedevo sempre, io lo davo quasi per scontato, ho detto, ah vabbè, c'è il pubblico aristocratico che ha piacere di leggere nella loro lingua, come un po' noi abbiamo oggi la traduzione, se andiamo a sentire Wozzeck, vogliamo vederla anche in italiano. Non credo sia questo così semplice la cosa, ecco. Infatti, per questo mi viene il dubbio che queste traduzioni in tedesco non fossero
almeno non sempre, cioè può dipendere veramente da una quota all'altra, può cambiare molto, e questo secondo me vale anche per il discorso gender, cioè, di pubblico femminile che stavamo facendo, cioè magari a Dresda non è uguale che a Berlino, non è uguale che a Stoccarda, perché sono porti, sono anche stati diversi, quindi magari può essere che la formazione aristocratica delle donne sia anche diversa. Il caso di traduzioni francesi viene in mente anche a me l'esempio a Berlino nel primo Settecento, gli anni dei Bononcini, pochi anni in cui i Bononcini sono a Berlino, anche lì ho trovato solo traduzioni francese. A Berlino non vengono, credo, fatte traduzioni in tedesco in generale, o forse vengono fatte più avanti, sì, forse negli anni 40, però anche poi con Federico di Prussia ovviamente il francese è più importante del tedesco, quindi... Si trova anche in altre corti questa cosa della traduzione che non è solo in tedesco, ma può essere anche in francese. O queste che ho mostrato di Hannover non sono traduzioni complete, ma ci sono appunto solo dei riassunti di ogni scena e sono sia in francese che in tedesco nello stesso libretto, che è un libretto italiano e che quindi diventa praticamente trilingue. Quindi c'è una coesistenza del francese e del tedesco a volte e sarebbe interessante capire perché. Cioè può essere magari che il francese, ipotizzo adesso, ma il francese fosse rivolto più all'aristocrazia e il tedesco invece fosse per veramente una, come dire, pubblicizzazione più ampia, anche a classi un po' meno elevate, magari un'alta borghesia, non dico ovviamente il proletario, ma che aveva comunque la cultura per leggere, ma magari non necessariamente in francese o... Perché questo mi fa venire il dubbio, appunto, questa lettera che Herbert Seifert aveva trascritto, che ho mostrato prima, in cui si dice: mando anche due copie del libretto in tedesco, la regina probabilmente legge il tedesco meglio che l'italiano. E anche qui, anche questo è un elemento gender, perché la regina, appunto, è una donna, e quindi per quello non capisce l'italiano. Anche alla corte di Vienna c'è stata, nel periodo di Leopoldo I, una serie di operette in tedesco fatte per una. Un membro della famiglia imperiale aveva 8-9 anni ed era ancora una ragazzina, per cui presumibilmente non capiva l'italiano. Quindi veramente questo potrebbe essere un filone interessante da scavare ulteriormente. Sì, è vero. Questa cosa dei bambini è un'altra roba micidiale, perché alcuni recitavano e cantavano a memoria a 6 anni. Cioè noi abbiamo un'idea dell'infanzia completamente diversa, no? Ma tutte quelle... operine che coinvolgevano le principesse, oppure anche a volte anche proprio ragazzini o bambini, forse in quel caso l'aiuto linguistico era anche per non sforzare troppo delle menti ancora in formazione, per quanto sì. Versatili. Può essere, sì. In quel caso penso che questa, penso fosse Maria Antonia, fosse una nipote di Leopoldo, adesso non ricordo il grado di parentela con Leopoldo. Credo che lei fosse semplicemente, cioè fosse la sua corte, quindi lei ricevesse, come dire, fosse nel pubblico, però evidentemente a quell'età non avrebbe capito molto l'italiano, e per cui i libretti vengono scritti da un Johann Albrecht Rudolph, che di nome era il traduttore delle opere italiane, scriveva le traduzioni solo a lettura. In questo caso diviene addirittura librettista, perché è necessario appunto avere dei testi in tedesco. Però scrive veramente due oratori, due opere ed è tutto, perché sono in questo caso, perché poi invece le grosse opere per la corte sono in italiano. Ci sono altre osservazioni? In caso contrario, Livio, noi ti ringraziamo ancora e ci auguriamo di averti di nuovo qui prossimamente, chissà, magari anche di persona, no? Ogni tanto capiterà. E grazie. Adesso che ho scoperto che sono meno di 1000 chilometri, magari. Grazie per l'attenzione e per la partecipazione.